Ci troviamo in via Gagarin, non lontano dalla rotatoria che conduce al Rossini Center. Sono da poco trascorse le 9 di mattina e si è verificato da diversi minuti un incidente stradale che ha visto una vettura Opel Corsa finire fuori strada, anche in considerazione della strada ghiacciata in questo preciso tratto. Infatti in questa mattinata del 26 gennaio si è registrato un brusco calo delle temperature, diverse gelate in tutta l'interquartiere, in diversi tratti stradali della nostra provincia, e che hanno portato a diversi problemi, dalle code ma anche ad altri incidenti. I guai sulle strade sono cominciati di buon'ora. Alle 5:15 il primo intervento della polizia locale in strada dei Cacciatori, alle 5:15 si è verificato un altro sinistro, sempre derivato dalle strade ghiacciate. Danni alle automobili, ma solo con feriti lievi. Alle 6 di mattina è scattato il piano neve con i mezzi spargisale intervenuti a limitare i danni. Danni che si sono tradotti per lo più in auto fuori strada e in scooter rovinati a terra sull'asfalto scivoloso. Episodi che si sono verificati anche sulla Monte Labatese, a Cattabrighe, Villa Fastigi, zona 5 Torri e strada del Montefeltro. Il cosiddetto piano neve non è stato innescato prima delle 6, in quanto viene calibrato sui bollettini della Protezione Civile, che non aveva segnalato allerta ghiaccio. A notte inoltrata c'è invece stata una precipitazione di pioggia non prevista che si è trasformata in una improvvisa gelata. Sulle strade, con il passare delle ore mattutine e l'aumentare delle macchine in transito per il via alle attività lavorative, si sono registrati dunque diversi incolonnamenti di auto rallentate dal procedere a passo d'uomo per l'asfalto scivoloso. Rallentamenti che si sono trasformati in ingorghi nei tratti di interquartieri ad una sola corsia.